Noi abbiamo adesso il nostro ospite, Antonio Di Stella, che è un assicuratore professionista, e questo noi abbiamo scelto dei professionisti che fanno questo come lavoro tutti i giorni, che risponde a questi criteri. E c'è anche una singolarità che io metto in evidenza. Antonio è il vicepresidente dell'Ion Club del Molise di Campobasso, che contrariamente all'immagine che noi possiamo avere non è l'associazione dei ricchi, è l'associazione di chi nelle loro professioni si è affermato e mette a disposizione le sue professionalità. Antonio chiuderà questa nostra bella esperienza che abbiamo fatto oggi, ricca di riflessioni, di proposte, di rapporti. Chiuderà questo evento. Io lo ringrazio, molto anche perché ha mantenuto l'impegno. Qualcuno degli esperti non è venuto. Vabbè, grazie. La parola a Antonio Di Stella. Grazie. Allora, parlare di materia assicurativa sanitaria oggi è abbastanza complesso, ma sicuramente è passato di tempo. Noi abbiamo in Italia uno dei migliori sistemi sanitari nazionali. Questo è un dato di fatto che viene da una Costituzione ormai... Scusami se ti interrompo. Ho dimenticato di dire che Antonio ha fatto esperienza in questo campo in diversi paesi, quindi ci parlerà anche di quello, credo che sia particolarmente interessante. Sì, assolutamente, fare un paragone per il sistema sanitario nazionale e quello che hanno gli altri paesi europei o i paesi anglosassoni è un dovere perché dobbiamo sottolineare che l'Italia è uno di quei paesi forse più evoluti dal punto di vista sociale e forse ha uno dei sistemi sanitari nazionali tra i migliori, se non a mio parere il migliore, cioè quello più assistenzialistico dei propri cittadini, ma non solo dei propri cittadini. È noto ormai che chiunque può entrare in un ospedale pubblico, chiunque può curarsi, anche persone straniere, anche avventori dell'ultima ora e dell'ultimo momento. Purtroppo questo sistema sanitario nazionale, così come concepito all'origine, ormai voglio dire, è un sistema che ha più di 70 anni e risente di un'anzianità rispetto a quando è stato concepito. Perché? Perché erano tempi in cui il bilancio dello Stato e il governo riusciva ad assistere con numerosi interventi economici, ma anche con una buona scuola professionale, i medici, ma anche e soprattutto tutti i cittadini. Nel tempo purtroppo il sistema sanitario ha risentito del peso dell'eccessivo assistenzialismo che ha. Noi credo che tutti conosciamo, vissuto in prima persona negli Stati Uniti, chi non ha un'assicurazione può recarsi davanti a un ospedale, ma non viene ammesso, e nel momento in cui non viene ammesso purtroppo può essere anche lasciato lì morire, perché loro non hanno pietà, loro hanno un concetto che se una persona non è in grado neanche di pagare un'assicurazione che possa pagare le spese sanitarie, non è una persona neanche per certi versi degna di vivere. È un qualcosa che noi non riusciamo a comprendere, non riusciamo a capire. In Europa non esiste in maniera così forte, ma comunque i sistemi sanitari nazionali di altre nazioni, come Francia, come Germania, che sono le nazioni più evolute oltre la nostra, sono comunque dei sistemi mutualistici, cioè sono dei sistemi che prevedono il pagamento ormai obbligatorio di polizze mutualistiche che, come dice la stessa parola, nella mutualità aiuta gli utenti dal punto di vista economico. Il sistema italiano invece è un sistema che si basa, che è sulle spalle dello Stato, ed è un sistema che oggi non regge. Non regge perché
pur continuando a dare tutti i servizi, perché noi non dimentichiamo che anche i denti possiamo andare a curare, anche il dentista, che ormai è un servizio extra ospedaliero, no? Almeno nella concezione generale di tutto, ma tutti i servizi pubblici, tutti i servizi sanitari pubblici sono a disposizione del cittadino. Purtroppo però questa mole di lavoro eccessiva rispetto anche ai budget delle aziende sanitarie regionali e le varie linee di compensazione che si creano sono diventate inefficienti. Quindi cosa può succedere? Ed è qui che oggi intervengono le assicurazioni, forse nel migliore dei modi. Oggi una cosa essenziale è iniziare a pensare a un'assicurazione per i grandi interventi chirurgici, perché quando si ha necessità di fare qualcosa in fretta, perché il male incombe, incalza e abbiamo bisogno di cure o anche di un intervento chirurgico importante, purtroppo il nostro sistema sanitario, per quanto efficiente, per quanto il migliore del mondo, non riesce a garantirci la vita. Entriamo in una lista di attesa lunghissima che purtroppo nei casi particolari ci porta. Perché se abbiamo un intervento urgente, se dovessimo avere necessità di un intervento urgente e l'intervento ci viene fissato tra un anno, o una visita urgente ci viene fissata tra mesi, settimane, o una diagnosi urgente, un'altra diagnostica, che è un'altra delle garanzie che bisognerebbe valutare, si diventa schiavi di un sistema che oggi è inefficace. Cioè il sistema vuole essere assolutamente il migliore al mondo, però purtroppo non ha le potenzialità di essere. Nonostante il sistema sanitario nazionale sia uno di quei sistemi tali per cui la formazione, la ricerca sono ancora all'avanguardia in tutto il mondo. I nostri medici sono tra i migliori nel mondo. Sono medici che restano in Italia, non fuggono nei paesi stranieri, non c'è questa fuga di cervelli nella sanità. Restano, sono professori universitari, tramandano le loro esperienze, tramandano le loro ricerche. L'Italia investe tanto anche in ricerca, è all'avanguardia anche in questo. Abbiamo visto col Covid a Napoli, no? Abbiamo un centro di malattie infettive che era uno dei migliori al mondo e neanche lo sappiamo, perché noi forse a un certo punto iniziamo a ignorare, perché noi cosa percepiamo? Percepiamo che se dobbiamo curarci lo Stato non c'è, che ci dà l'appuntamento fa 6 mesi, fa 1 anno. Invece lo Stato c'è perché l'appuntamento ce lo dà e non è un diritto garantito in tutti gli Stati, è garantito nel nostro. Vedete che nel nostro Stato succede spesso che persone che possono permetterselo vengono da paesi dove vivono, dove i sistemi sanitari nazionali non sono efficienti, non riescono a curare. Ebbene, queste persone prendono un aereo, arrivano in Italia, entrano in ospedale e si fanno operare. Perché accade questo? Perché il nostro sistema sanitario non rifiuta niente, non rifiuta nessuno. È un sistema che ha una solidarietà altissima, che viene da delle fondamenta sociali importanti, forti. Purtroppo, ripeto, non regge dal punto di vista economico. A questo punto, tornando a noi, le assicurazioni a cosa servono? Servono in alcuni casi, soprattutto in alcuni che ritengo che devono essere garanzie, che hanno un costo opportunità molto basso, nel senso che costano realmente poco rispetto a quanto si pensi. Non sono assicurazioni sanitarie complesse, il medico bisogna andarselo a cercare, nel senso che si va prima dal primo medico di base, si fa una diagnosi, però poi l'alta diagnostica che ha mesi di attesa viene annullata da un esame fatto rapidamente e pagato da un'assicurazione. Così come se dovesse emergere un male incurabile, più difficile da curare, le assicurazioni intervengono pagando l'intervento in maniera intramenea o privata o attraverso le strutture private, perché nelle strutture pubbliche o private, private e pubbliche, perché oggi con l'intramenia la linea è sottile, ecco, in queste strutture oggi pagando delle cifre importanti, 50, 60, 100 mila euro, si viene operato il giorno dopo. Questa linea di attesa viene annullata. Ecco, io credo che ho letto velocemente l'opuscolo che ha avuto la gentilezza di fornirmi. Qui ci sono tante
vengono dette tante cose, sono tutte giuste. La realtà è che oggi le assicurazioni sanitarie in Italia sono molto molto costose. Perché non diffuse? Perché più se fossero tanto diffuse, ovviamente il prezzo si andrebbe ad abbassare. È un sistema, però noi ci dobbiamo ricordare che abbiamo ancora le migliori scuole formative, i migliori professori, i migliori medici, sono nelle strutture pubbliche ancora, sono quei luminari, quei professori, quei primari che oggi operano nelle strutture pubbliche, che prendono tanti soldoni poi dagli interventi privati, quindi hanno tutto interesse a restare in Italia e restare nelle strutture pubbliche, perché ripeto, il nostro sistema, come dicevo originariamente, è efficiente. Quindi non dobbiamo scappare all'estero, pensare a formule diverse. Oggi in Italia bisogna semplicemente capire che in questo momento storico l'unica grossa tutela di cui avremo necessità, chiunque possa permettersi di spendere delle piccole somme, anche mensili, è quella di assicurarsi e quindi essere sereni sul grande intervento chirurgico, sulla terra nostra, che è la base. Poi c'è chi può ovviamente chiedere rimborsi su visite di controllo, check-up, visite specialistiche, eccetera. Queste sono garanzie che poi aumentano il premio e che comunque risultano utili a chi, voglio dire, anche in uno stato di comodità personale ha bisogno di farlo. Però tolto questo, io credo che in medio tempore diventeranno una necessità per la sopravvivenza e per la serenità di ognuno di noi, anche perché quando capita purtroppo un male in famiglia spesso si pensava metto qualcosa da parte perché se ne ho bisogno. Oggi dovremmo iniziare a pensare che non abbiamo bisogno della cifra importante da parte, ma una piccola cifra mensile assicurativa che possa essere destinata a questo tipo di copertura, che è una copertura minima, un inizio, ma è figlia dei tempi. Probabilmente mio padre faceva lo stesso lavoro, le assicurazioni sanitarie non le faceva, perché non ce n'era bisogno. Forse allora in maniera un po' più sporca o pulita o solitaria si scava la raccomandazione, si conosceva il medico che faceva saltare la lista d'attesa, tanto poi lo conoscevano tutti e saltavano tutti. Oggi la lista è quella, è lunga, si può conoscere chi si vuole, non è vero che si è importanti e si va avanti con le liste. Oggi si ha l'assicurazione e ci si cura. E quello è l'unico modo per raccomandarsi verso un sistema sanitario che, ripeto, resta uno dei migliori al mondo. Grazie Antonio, ti ringrazio veramente per l'intervento, perché come dire, con equilibrio tu hai fatto capire che non bisogna avere neanche preclusioni ideologiche rispetto a questo, bisogna avere senso di realtà e anche la possibilità di un utilizzo abbastanza largo di questa protezione. Noi terminiamo così, grazie ad Antonio abbiamo gestito al meglio anche questo tema delicato. Vi ringrazio ancora per la presenza, vi ringrazio tutti. Con la Frenza che ha curato questo resoconto della giornata, registrazione di tutto, e ci diamo appuntamento alle prossime occasioni. Grazie.